Buongiorno cari amici, oggi è il 5 marzo 2018, questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Questa rassegna stampa vi dico subito che sarà tutta dedicata alle elezioni. Ieri abbiamo votato, gli italiani hanno votato e quindi è giusto avere qualche informazione in merito. Elezioni, quindi risultati in diretta, ci sono state le proiezioni sulla 7, dicendo che il Movimento 5 Stelle trionfava al 32,3%, il PD affondava al 18,7%, la Lega volava al 17,3%, le Forze Italia era al 14,3%. Insomma, anti-inciucio, antisistema contro i partiti tradizionali, il voto del 4 marzo travolge il sistema politico e certifica il grande pareggio che costringerà a complicate trattative per avere un governo. Tra chi non sa, insomma, da questo voto anti però beneficiano i grillini che fanno il pieno soprattutto nelle zone di maggiore sofferenza come il sud dove sfiora il 50%. Ma anche la Lega di Salvini è diventato nuovo capo del centrodestra. Poi ci sono gli sconfitti. Renzi che pensa alle dimissioni, Berlusconi che non tira più su da solo le sorti del suo partito e il progetto deprimente di Libri Uguali che certifica la quasi scomparsa della sinistra. Elezioni, allora Martina del PD dice per noi una sconfitta chiara ed evidente. Per noi si tratta di una sconfitta molto evidente, molto chiara e molto netta. Si profila un dato per noi al di sotto delle aspettative. Alle ore 3 del mattino sono queste le poche parole che il vice segretario del Partito Democratico Maurizio Martina rilascia in sala stampa in compagnia del presidente Dem Matteo Orfini e di Lorenzo Guerini. Valutazioni più compiute le farà il segretario Renzi la mattina, stamattina spero l'abbia fatte o le farà, oppure in giornata, ha concluso Martina, lasciando la sala stampa della sede nazionale del PD. Sempre sulle proiezioni, Di Battista ha detto che trionfa il Movimento 5 Stelle, una vera e propria apoteosi. Dovranno venire a parlare con noi, ha detto. Se i dati saranno confermati, si tratterà di un trionfo del Movimento 5 Stelle, di una vera e propria apoteosi che dimostra la bontà del nostro lavoro e dimostra che tutti quanti dovranno venire a parlare con noi. E questa sarà la prima volta. E questa è la migliore garanzia di trasparenza del popolo italiano. Dovranno venire a parlare con noi usando i nostri metodi di correttezza e di trasparenza. Ecco quanto detto da Di Battista. Sempre sulle elezioni, però questa volta regionali, ci sono gli exit poll. In Lombardia Fontana la forchetta è tra il 38 e il 42%, Gori tra il 31 e il 35%, in Lazio invece Zingaretti è dal 30 al 34% e Parisi dal 26 al 30%. Dario Violi del Movimento 5 Stelle è dato da Consorzio Opinioni Italia al 17-21% e Onorio Rosati di Leo al 2 al 4%, dal 2 al 4 insomma. Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle è tra il 25 e il 29% e Sergio Pirozzi della Lista Civica è tra il 2 e il 4%. L'affluenza alle urne per le regionali in Lombardia ha superato il 74%, un dato vicinissimo a quello di 5 anni fa. In Lazio sono andati al voto il 69,8% degli aventi diritti. E finiamo questa nostra rassegna stampa con le elezioni. Dicendo che alle 23 l'affluenza era al 73%, quindi 2 punti in meno rispetto al 2013. C'erano file ai seggi per il bollino antifrode. Seggi aperti poi fino alle 23, lo sapevamo. Segnalati rallentamenti da Roma a Milano, caso a Palermo dove nella notte sono state ristampate 200.000 schede. Prima per votanti invece alle 19 era l'Emilia Romagna e l'ultima la Sicilia. Berlusconi contestato da Nafemen in un seggio di Milano, nel suo seggio di Milano. Grasso attende un'ora prima di votare nella capitale. E Di Maio accolto da cori da stadio a Pomigliano d'Arco. Insomma, questa è stata la cronaca di ieri, cari amici, per quanto riguarda le nostre elezioni. La nostra rassegna stampa, tutta dedicata, come avevamo detto, alle elezioni, termina qui. Vi diamo appuntamento alla prossima. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV.
vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.